Nuove richieste di rinvio a giudizio a conclusione degli accertamenti condotti dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio che il 27 settembre 2014 interessò il serbatoio TK513 della raffineria di Milazzo. L'accusa è di disastro ambientale doloso e cooperazione nell'incendio doloso. Le richieste di rinvio a giudizio avanzate dal PM Federica Paiola riguardano Pietro Maugeri, 56 anni di Messina, legale rappresentante e direttore della raffineria di Milazzo, Ignazio Arces, 46 anni di Gela, direttore tecnico della RAM, Antonio Bucarelli, messinese di 63 anni, responsabile del servizio sicurezza, protezione e prevenzione, Vincenzo Gazzotti, 55 anni di Riposto, responsabile di produzione e reparto movimentazione, Natale Anastasi, messinese di 54 anni, responsabile reparto movimentazione, Andrea Venuto, milazzese di 42 anni, responsabile caporeparto movimentazione, Alberto Scaglione, messinese 48enne, responsabile manutenzione, Francesco Saitta, messinese di 53 anni, responsabile dell'unità MAN 2 del servizio di manutenzione operativa, e Salvatore Carmelo Agnello, 45 anni di Barcellona, coordinatore area manutenzione reparto movimentazione. La procura sostiene che quell'incendio si sarebbe potuto evitare, ma non furono messe in atto le iniziative adeguate al rischio che da qualche giorno si configurava. In particolare si contesta che durante la manutenzione del serbatoio, effettuata 2 mesi e mezzo prima dell'incendio, erano emerse criticità consistenti in emissioni fuggitive in corrispondenza del tetto e delle guarnizioni, nella presenza di detriti in corrispondenza della porzione anulare e della guarnizione del tetto. Lo stato del tetto sarebbe risultato aggravato il 23 settembre con 8 dei cassoni di galleggiamento che presentavano acqua mista a prodotto infiammabile, situazione assimilabile alla foratura dei cassoni. In occasione dell'incendio del 27 settembre 2014, a bruciare all'interno del serbatoio fu Virgin Nafta.